chiaro che tornare ad allenarci una settimana è stato sicuramente importante. Purtroppo ci siamo allenati ancora in pochi, diciamo così, nel senso che anche domani avremo otto assenti, che sono aggiunti Calderoni e Pittarello. E quindi è chiaro che la qualità della settimana può essere stata perfetta, ma più che altro a livello numerico, perché per quelli che si sono allenati, quelli che saranno a disposizione domani, assolutamente abbiamo fatto una settimana ottima sotto l'aspetto dell'intensità, che era la cosa che ci stava mancando ultimamente dopo questo mese che chiaramente abbiamo potuto caricare poco. Quindi arriviamo alla partita in pochi intimi, ma questi pochi sicuramente carichi per fare una gran partita domani. Ecco, entrando nel dettaglio, Calderoni e Pittarello sono i due di cui sappiamo meno, diciamo, perché gli altri non li recuperi, questi invece li perdi. Per quale motivo? Ma Calderoni praticamente aveva avuto nei mesi scorsi un'infiammazione al pube, comunque agli adduttori, che aveva gestito bene, e probabilmente in questo mese che ha giocato qualche partita ravvicinata in più, insomma, è tornata a farsi sentire, quindi si è fermata per cercare di sfiammare questa infiammazione. Pittarello, faccio fatica ormai a spiegarvi le dinamiche, perché quella di questa settimana è veramente paradossale, nel senso che nel riscaldamento di mercoledì pomeriggio, il riscaldamento tecnico, in un contrasto con una botta in un polpaccio, abbiamo cercato di gestirlo giovedì e venerdì, ha provato ieri, ha provato oggi, ma probabilmente questo ematoma del polpaccio gli dà noia e fa fatica a correre, e quindi chiaramente non potendo correre non ci sarà e non sarà neanche convocato domani. È una situazione veramente la sua particolare, veniva da mandata, non aveva avuto nessun problema. Sapete che prima di venire qui ha avuto qualche problema fisico nella sosta di Natale, e poi nella prima dell'esordio, non nell'esordio, ma nella seconda partita si è stirato, è rientrato con qualche problema, adesso è capitato questo episodio. Probabilmente non è un momento sicuramente fortunato per lui.